È giunto il momento di iniziare il nostro cammino nell'Alena Danza. Vi starete chiedendo da dove si parte. Io vi chiedo, qual è la difficoltà più grossa di ogni ballerino? Qual è il motivo più comune per cui si hanno dolori alla schiena e alle spalle, sia nel ballo che nella vita di tutti i giorni? Qualcuno ha detto postura? Con una semplice progressione per step, Stefano in due puntate ci spiegherà gli incredibili vantaggi di riuscire a costruire una cosiddetta postura neutra. No, no, non è quella che usate sul divano. Prima di partire con la sigla però iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanellina. Ah, e non vi scordate di mettere mi piace al video anche. All'area 46 da Stefano Tronconi. Molto piacere, io sono Stefano Tronconi. Questo è il laboratorio in cui facciamo personal training e ci occupiamo del benessere ma anche delle performance delle persone, ci occupiamo di esercizio con finalità estetiche, ci occupiamo di tutto quello che riguarda il benessere, il bellessere, le prestazioni e il movimento delle persone, il movimento perché passiamo dal corpo per fare tutto questo, affiancato anche da altri professionisti. Niente, è questo, c'è tutto, ma allo stesso tempo non è dispersivo come una palestra, c'è sempre un istruttore che si occupa di voi e è proprio un laboratorio dove cerchiamo di capire chi siete e cerchiamo anche di portarvi dove volete andare. Ci occupiamo anche di performance, ci occupiamo di ottimizzazione biomeccanica, facciamo tutto quello che serve insomma per migliorarvi da tutti i punti di vista, sempre con una mentalità olistica, sempre affiancati da professionisti che ci aiutano. Benvenuti. Volevo fare un grosso ringraziamento a Stefano che aiuterà noi tutti i ballerini e ci regalerà tantissime conoscenze che potranno tornarci utili nello sviluppo del nostro corpo e anche nell'approccio in modo sano al movimento e alla danza in particolare. La respirazione è il fulcro del movimento e della biomeccanica umana. Avere una meccanica respiratoria funzionale e sana è la base per avere una postura ed un movimento corretto e resistente, non soltanto nella danza, ma un po' anche nella vita di tutti i giorni. Qui vediamo un esercizio che noi chiamiamo postura neutra, che ci aiuterà non soltanto per migliorare il volume respiratorio, ma anche per assumere una postura migliore sia nel ballo che non, per risolvere anche molti fastidi alla schiena e non solo, se viene usato come esercizio compensativo per il ballo. Serve per irrobustire le posizioni, i movimenti del ballo, oltre che la fascia muscolare dell'addome. Andiamo adesso ad analizzare punto per punto come arrivare ad ottenere quell'esercizio finito che abbiamo visto poco fa. Iniziamo ad analizzare la posizione del corpo dai piedi. Mettiamo i piedi in una posizione per noi neutra, diciamo che non siano né con le punte troppo aperte né troppo chiuse, come vi sentite comodi. La larghezza non sarà mai né inferiore al bacino né superiore alla larghezza delle vostre spalle. È importante capire che il ginocchio completamente esteso, iperesteso, bloccherà il vostro bacino. Perciò è necessario che sentiate un buon appoggio su tutta la pianta del piede e che teniate le ginocchia leggermente piegate, libere. Non deve essere una posizione eccessivamente bassa, altrimenti rischiamo di far lavorare troppo la muscolatura delle gambe e falsare la posizione, ma nemmeno iperestesa. Ritroviamo una posizione comoda che ci permette di sentire il ginocchio libero e il peso che va bene nei piedi. Tira in dentro e retroverti. Bravo, perfetto. Rilassa ancora. Tira in dentro e retroverti. Relativamente alla posizione del bacino, noterete che quasi tutti noi, in realtà, quando stiamo completamente rilassati in piedi, abbiamo la tendenza ad appoggiare la pancia in avanti,
Ok? Assumiamo tutti questa posizione molto comoda in cui il bacino tende ad andare in avanti e ci appoggiamo sulla pancia. Ok? La prima cosa da imparare a fare per ottenere una buona postura neutra è quella di retrarre l'ombelico, far arretrare il bacino in questo modo, contemporaneamente generare un po' di retroversione in modo da estendere questa parte della colonna vertebrale. Vediamo bene la differenza. Adesso Duccio tornerà nella posizione di abbandono, ok? E poi tornerà di nuovo nella posizione corretta. Perfetto. Fallo ancora qualche volta. Qui vedete questa posizione qui, è come se la forza di gravità esercitasse una pressione dall'alto, che poi è quello che realmente accade, che comprime la vostra struttura. Le curve della colonna vertebrale sono accentuate. Questo non è salutare né per una postura da un punto di vista di benessere e di correttezza del movimento, ma nemmeno per quello che poi dovrete fare nel ballo. Okay? L'esercizio consiste nel tirare in dentro l'ombelico, schiacciare l'ombelico sulla schiena, come se questa pressione facesse annullare un po' la colonna lombare. Questo porterà il bacino a essere leggermente arretrato rispetto allo sterno. Che cosa succede quando facciamo questo? Torna normale? Per chi non conosce l'esercizio, portare il bacino in questa posizione significherà abbassare la gabbia toracica. Okay? Per molti di voi portare il bacino in questa posizione significa abbassare il torace. Dobbiamo invece imparare, adesso veniamo a parlare della parte alta, a portare il bacino nella sua posizione corretta, l'addome che rientra dentro, ma contemporaneamente noi dobbiamo cercare di mantenere sostenuto verso l'alto il torace, la gabbia toracica. Dobbiamo cercare di estendere il dorso, quindi la nostra curvatura dorsale che tende a essere in avanti in questo modo, dobbiamo cercare di estenderla, come se dovessimo appoggiare tutta la schiena su una parete dritta. Allo stesso tempo la testa spingerà verso l'alto per aiutare questo autoallungamento della colonna. Guardate la differenza fra una posizione completamente abbandonata alla forza di gravità, sta normale, ok, e invece una postura di autoallungamento e di decompressione verso l'alto. Ok? Continua a far vedere questa differenza. Rilassa la postura e allunga verso l'alto. Ok, adesso Duccio è un ragazzo giovane e sportivo, perciò la sua postura, come dire, un po' sbragata, non è molto negativa, è già un buon assetto posturale. Ma una persona che comincia ad avere, diciamo, oltre i 30 anni, 35, 40, che magari fa un lavoro sedentario, tende, per delle ragioni che adesso non stiamo a spiegare, a cedere sotto la forza di gravità. Quindi tutte queste compressioni fanno sì che la nostra struttura si accartocci, permettetemi questo termine, su se stessa, e quindi non ha più un buon funzionamento. Imparare questo autoallungamento verso l'alto, imparare a gestire la respirazione in questo modo, ci permetterà di contrastare quello che è l'effetto della forza di gravità negli anni sulla nostra struttura muscoloscheletrica e andrà anche in direzione della nostra postura che dovremo tenere nel ballo, che sarà più impostata stilisticamente, ma che si fonderà comunque sul principio di rimanere molto eretti e molto solidi verso l'alto con la postura del nostro busto e non solo. La postura che abbiamo visto poco fa può sembrare un esercizio semplice, ma in realtà è composto da tanti sottoesercizi che non tutti saranno in grado di fare. Perciò adesso andremo a vedere vari step, vari esercizi propedeutici che poi messi tutti insieme vi permetteranno di arrivare a fare la nostra postura neutra nel migliore dei modi. Mettetevi in quadrupedia. Fate in modo di avere le mani che cadono più o meno perpendicolarmente alle spalle, le ginocchia che cadono più o meno perpendicolarmente sotto le anche. Trovate questa posizione e da qui inizieremo a cercare di fare dei movimenti che vi aiuteranno a percepire la posizione della colonna vertebrale in modo da poi da poterla controllare nel migliore dei modi quando siete in piedi. Fammi delle flessioni e delle estensioni complete. Flessione e estensione. Ok. Duccio ci sta facendo vedere di tutta la schiena, tutta la schiena. Ok. La prima cosa è riuscire a capire se si riesce a fare un movimento di questo tipo. Okay? Dobbiamo flettere ed estendere la colonna. Quando riusciamo a fare questo movimento che coinvolge tutto il rachide, quindi dalla cervicale all'osso sacro, iniziamo a provare a spezzettarlo. Lasceremo la lombare rilassata e cercheremo di fare lo stesso movimento soltanto con le vertebre dorsali. Quindi cercheremo di inarcare e di estendere, di flettere e di estendere le vertebre dorsali. Vedete che rispetto a prima la parte bassa della schiena di Duccio rimane ferma e lui riesce a muovere soltanto la parte alta.
spingi bene in alto, spingi su, 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 bravo, e scendi. Alzi la testa e scendi col petto, bene. Spingi in alto, perfetto. Una volta che abbiamo imparato anche questo movimento, cioè a controllare la parte alta della schiena, della colonna vertebrale, per l'esattezza, isolandola dalla parte bassa, proviamo a fare il movimento opposto, ovvero cerchiamo di mantenere appoggiato il peso del corpo sulle braccia senza muovere la parte dorsale della schiena e limitiamoci a cercare di muovere, si chiama retroversione e anteversione del bacino, la parte lombare della schiena. Vedete che Duccio ruota, diciamo, il sedere all'indentro, in questo modo estende la schiena, la parte lombare della schiena, dopodiché lo ruota in fuori, questa è la fase di anteversione, e la lombare torna ad inarcarsi. Vedete che lui riesce a muovere il bacino, la parte lombare della schiena, indipendentemente dalla parte più alta del dorso. Okay? Quindi abbiamo visto che è riuscito a muovere tutta la schiena contemporaneamente, solo la parte alta, solo la parte bassa. Questo è, diciamo, il primo step che ci permette di iniziare a percepire come muovere la colonna vertebrale per poi assettarla nel modo giusto quando siamo in piedi e anche durante il ballo. Avere consapevolezza della posizione del nostro corpo, avere questa propriocettività, si dice, è fondamentale, altrimenti non riusciamo ad aggiustare la nostra postura né per il benessere né per lo sport o per il ballo. Se siete incuriositi dagli esercizi che abbiamo mostrato, volete saperne di più, siete interessati ad eseguirli senza rischi e sicuri di fare una cosa corretta, potete contattare direttamente Stefano, che sarà felicissimo di seguirvi. Dalle sue spiegazioni avrete capito quanto è importante eseguire questi esercizi con una tecnica corretta per ottenere i massimi benefici e evitare di farsi male. Quindi se volete andare sul sicuro ed essere sicuri di avere una tecnica e un'esecuzione impeccabile, contattate per una consulenza Stefano, che seguendovi non solo vi potrà correggere la tecnica, ma potrà creare anche un programma adatto alle vostre esigenze, alla vostra condizione fisica attuale e alle vostre problematiche. La puntata per adesso è finita, ci vediamo la prossima volta.